soldi della mafia nelle società del gas, confiscati i beni per 50 milioni di euro agli eredi di Ezio Brancato. Regione Siciliana e Ismet hanno siglato a Palazzo d'Orleani il rinnovo dell'accordo quadro. Il banditismo in Sicilia e la banda Giuliano, raccontati con circa 200 suggestivi scatti al No Mafia Memorial di Palazzo Gulì. Buonasera, bentrovati alla prima edizione di Media News di venerdì 21 dicembre. I soldi della mafia nelle società del gas, confiscati i beni per 50 milioni di euro agli eredi di Ezio Brancato, l'ex funzionario della regione socio di Vito Ciancimino negli affari del gruppo Gas. Vediamo. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo hanno eseguito un provvedimento di confisca connesso agli investimenti della mafia corleonese nelle società di distribuzione del gas, disposto su numerosi beni immobili e mobili, aziende, disponibilità finanziarie, contanti e preziosi in Italia, Spagna e Andorra. Il decreto è stato disposto nei confronti di Maria D'Anna e delle due figlie Monia e Antonella Brancato, rispettivamente vedova e figlia di Ezio Brancato, deceduto nell'anno 2000, ex funzionario della regione siciliana fino al 1981, il quale aveva effettuato nel corso degli anni investimenti in alcune imprese palermitane coinvolte a partire dagli anni 80 nel complesso processo politico-imprenditoriale che ha portato alla realizzazione della rete di metanizzazione in Sicilia, nonché ai profitti derivanti dalla loro gestione e successiva vendita avvenuta nel gennaio 2004 a favore della multinazionale spagnola Gas Natural per un valore di oltre 115 milioni di euro, di cui oltre 46 milioni rappresentavano il profitto della cessione delle quote pagato a Maria D'Anna e alle figlie. In particolare, Ezio Brancato era socio di 6 società facenti capo al cosiddetto gruppo Gas con sede a Palermo, ritenute, come accertato dalle indagini nel tempo eseguite, sotto il controllo dei noti esponenti mafiosi Vito Ciancimino e Bernardo Provenzano. Diversi collaboratori di giustizia hanno riferito che il gruppo Gas era un'espressione proprio di Vito Ciancimino, il quale era, scrivono i giudici del tribunale, l'interfaccia dei noti Salvatore Rina e Bernardo Provenzano. In tale ottica, il gruppo Gas, attraverso i subappalti concessi ad imprese vicine alla criminalità organizzata, avrebbe interagito con Cosa Nostra in una logica di reciproco vantaggio, atteggiandosi come un'impresa collusa mafiosa, tale da ritenere il condizionamento mafioso esteso all'intera compagine sociale del medesimo gruppo. Il frutto della maxi operazione di vendita delle società del gas è stato quindi reinvestito in società, mobilità finanziarie, ma soprattutto in immobili di grande pregio a Palermo, tra i quali spiccano un intero palazzo con vista sul Teatro Massimo, un attico sul Giardino Inglese ed altri in Via Dante in zona Notar Bartolo e ancora in Sardegna, in Costa Smeralda, nella nota Cala del Faro e all'estero. Ancora insieme per 10 anni, con la possibilità di prolungare il rapporto per altri 9 se verranno raggiunti gli obiettivi fissati. Regione Siciliana e Ismet, Istituto Mediterraneo dei Trapianti e Terapie di Alta Specializzazione di Palermo hanno siglato a Palazzo d'Orleani il rinnovo dell'accordo quadro. Un straordinario atto di fiducia nei confronti dell'Ismet. Per 10 anni noi assicureremo il nostro sostegno finanziario, l'ISMET continuerà ad assicurare quella qualità in termini di prestazione, di servizi, di formazione e di ricerca scientifica che ha assicurato finora. Guardiamo peraltro verso l'area di Carini con particolare ansia e con rinnovato entusiasmo, perché il RIMET è un'altra sfida alla quale crediamo con molta convinzione. Avremo creato un polo di assoluta eccellenza, mentre non ci stanchiamo di continuare a potenziare la sanità delle strutture regionali, che sono diventate anche punto di riferimento per pazienti provenienti anche oltre la Sicilia. Stiamo aprendo cantieri nella Sicilia orientale e nella Sicilia occidentale, sappiamo che c'è ancora tanta sofferenza in giro, soprattutto nei pronto soccorso, ma questa è l'eredità di un sistema strutturale che ci siamo ritrovati e che speriamo fra un paio d'anni possa restare soltanto un ricordo.
Sasso. Abbiamo impegnato quasi 12 mesi perché si trattava di dare alla ISMET e al RIMED la progressione di 10 anni di accordo con la Regione, in un momento nel quale il cluster della RIMED ha impegnato 350 milioni di euro di risorse da parte dello Stato e quindi aveva bisogno, per dare credibilità anche istituzionale al lavoro che si stava svolgendo, di trovare da parte della Regione un accordo che potesse essere non il mero rinnovo di un anno così come era accaduto nel passato. Dentro l'accordo, che vale 1 miliardo di euro nei 10 anni, ci sono scritti anche degli elementi di novità importante. Il primo, quello di chiedere, ed è stato raccolto con grandissimo entusiasmo da tutti i soggetti istituzionali firmatari, la possibilità che questo grande lavoro che si svolge all'ISMET possa servire a beneficio di tutto il sistema sanitario regionale mediante l'attivazione di progettualità nelle altre province e con le università siciliane. Per noi è anche un motivo di orgoglio una piccola apertura che abbiamo inserito nell'accordo, e cioè dare luogo a un PMC della possibilità di realizzare un'università in Sicilia. Significherà accrescere la potenzialità formativa in materia sanitaria, ma significherà dare ai giovani siciliani, e non soltanto siciliani, la possibilità di un corso di studi con una doppia laurea, sia in inglese e quindi con abilitazione nel sistema statunitense e sassone, sia in italiano e quindi con abilitazione nel sistema europeo. Di fronte a noi, ed è questo sotteso ad un accordo che dura 10 anni, la prospettiva di dare centralità ad un percorso che è stato di ricerca, di grande eccellenza sanitaria e che ha dato a noi la possibilità di essere orgogliosi di un sistema che funziona. È ormai iniziata la corsa agli ultimi acquisti dei regali di Natale. Quale migliore occasione per fornire consigli utili ed evitare le truffe, complice anche la ricerca di offerte online convenienti e i tempi ormai ristrettissimi. Ecco i consigli della Polizia Postale. È ormai iniziata la corsa agli ultimi acquisti dei regali di Natale. Quale migliore occasione per fornire consigli utili ed evitare che il piacere dello shopping per l'acquisto di doni per le persone care ci faccia incorrere in potenziali truffe, complice anche la ricerca di offerte convenienti online e i tempi ormai ristrettissimi. Grazie all'esperienza acquisita nella tutela dai rischi di truffe online, la Polizia di Stato mette a disposizione anche per la provincia di Palermo una serie di informazioni per garantire la sicurezza in rete, la tutela dei dati personali, la protezione da frodi e rischi negli acquisti, temi caldi e particolarmente sentiti da chi utilizza internet. Il numero delle segnalazioni e denunce ricevute nell'anno corrente, più di 37.000, sommato a quello delle persone arrestate e denunciate, ha richiamato l'attenzione della Polizia Postale e delle Comunicazioni, che ha potenziato ogni utile strumento per indirizzare l'utenza ad un uso consapevole della rete e dei pagamenti online e contrastare nel contempo le truffe messe in atto sul web, anche attraverso la chiusura degli spazi virtuali. Si tratta di consigli particolarmente utili all'avvicinarsi del Natale e del Capodanno, quando il fenomeno delle truffe sembra acutizzarsi, complice anche la ricerca di offerte a bassissimo costo per i regali, in particolare per le case vacanza. A tal fine la Polizia Postale per la Sicilia Occidentale scende in campo con un opuscolo che offre alcuni utili e pratici consigli, per muoversi tra i negozi online. Il Vademecum sarà disponibile sul sito della Polizia di Stato, sul portale del Commissariato di Polizia Online e sulle relative pagine Facebook e Twitter. Potrà sembrare banale, ma è il primo passo per acquistare in sicurezza e avere sempre un buon antivirus aggiornato all'ultima versione sul proprio dispositivo informatico. Gli ultimi sistemi antivirus, gratuiti o a pagamento, danno protezione anche nella scelta degli acquisti su internet. In rete è possibile trovare ottime occasioni, ma quando un'offerta si presenta troppo conveniente rispetto all'effettivo prezzo di mercato del prodotto che si intende acquistare, allora è meglio verificare su altri siti. Potrebbe essere un falso o rivelarsi una truffa. È consigliabile quindi dare la preferenza a negozi online di grandi catene. Inoltre, prima di passare all'acquisto del prodotto scelto, è buona norma leggere i feedback pubblicati dagli altri utenti sul sito che lo mette in vendita. Per tutti gli altri consigli basta consultare la Polizia Postale.
Il banditismo in Sicilia e la banda Giuliano, raccontati con circa 200 suggestivi scatti al No Mafia Memorial di Palazzo Gulì, in corso Vittorio Emanuele a Palermo. Un'idea nata per caso, frutto della curiosità di un giovane volontario del centro impastato, che è rimasto colpito da una delle immagini raccolte nell'archivio del centro, ha deciso di approfondire l'argomento e svilupparlo attraverso un percorso fotografico. Immagini forti che testimoniano l'estrema povertà nell'isola subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma anche momenti di vita e di cronaca di quella che fu la banda più controversa e mitizzata della storia del banditismo in Sicilia. In effetti nasce questa mostra da una precedente che era stata realizzata nel 1981 dal Centro Impastato. E questo patrimonio di fotografie, documentazione e ricerche è rimasto per tutti questi anni in attesa che, appunto, casualmente un giovane in visita al centro impastato ha ritirato fuori queste foto e ci ha chiesto di cosa si trattasse, perché questi giovani non sanno quasi nulla del periodo del dopoguerra e di quello che è successo in Sicilia con le bande e con la banda di Giuliano in particolare. Qua, attraverso tante immagini, è raccontata la storia completa di Salvatore Giuliano. Ma lei che idea si è fatta di questo bandito, se possiamo usare questo termine? Questo bandito, come gli altri che lo seguirono, in realtà erano dei poveracci, dei ragazzi che venivano da una situazione di miseria assoluta, dove da piccoli contrabbandi e dalla successiva repressione che subivano era più facile darsi alla illegalità che non rientrare nei canoni della società di allora. Quindi molti di questi ragazzi vennero, e Giuliano in particolare, vennero poi strumentalizzati da partiti politici come quelli che fomentavano il separatismo, proprio per utilizzare la loro energia, il loro furore e la loro rabbia contro le istituzioni. Devo dire che le immagini sono tante, molte, la mostra è composta da oltre 200 fotografie assolutamente interessanti, con un percorso narrativo che fa comprendere bene tutto quello che è accaduto e la contestualizzazione del fenomeno. Le immagini che più colpiscono sono queste dei giovani, dei ragazzi, che potrebbero essere benissimo dei modelli sulle riviste di moda e invece sono in catene, arrestati per seguire degli ideali e delle idee più grandi di loro. Da oggi a Palazzo Gulì si apre questa mostra fino a quando? In questo momento prevediamo fino alla fine di gennaio. Poi vedremo, in base alle richieste che riceveremo, se sarà il caso di proseguire. In ogni caso rimane un patrimonio acquisito a No Mafia Memorial. Come sapete, il No Mafia Memorial, che viene come idea dal centro impastato, come progetto dal centro impastato, deve realizzare in questo palazzo una storia della mafia e dell'antimafia. Il banditismo è un piccolo pezzo di questa storia e avrà una sua collocazione in una delle sale. Presentato il calendario Villa Abate 2019 con foto storiche di Gaspare Prestigiacomo. Vediamo. Aveva una passione per la fotografia, per la famiglia, per tutto, diciamo, amici. Era, diciamo, per tutti, era una persona veramente speciale, no, perché era mio padre, però lo possono dire anche le altre persone. Comunque, io vi ringrazio tutti per tutto quello che avete fatto. Sempre attivo, sempre pronto, tanti bei ricordi che magari ora non vengono, ma comunque era meraviglioso, un papà spettacolare, un papà meraviglioso. Io credo che sia fondamentale il suo handicap, perché di lui ne ha fatto un artista. Mentre la foto generalmente, fino a qualche anno fa, non era considerata assolutamente una forma artistica, questa sera, riguardando le foto, specialmente queste che sono state messe in questo calendario, ci rendiamo conto perfettamente, per noi che abbiamo vissuto Villa Abate, io magari qualche anno più di voi, ma ho vissuto Villa Abate, vi devo dire che nei dettagli queste fotografie mi hanno molto emozionato.
perché si vedono dei particolari che non esistono più in questo paese, anche se diciamo che nella struttura generale il paese non è che sia mutato molto, però di fatto è nei contenuti che è mutato, è questa proiezione verso il nuovo che ha fatto scordare il vecchio. E quindi non è vero che vi labbatiamo, come molto spesso qualcuno dice, liquidandola. Una storia, non è vero, Villa Batia storia, racconta tutto. Racconta ad esempio una signora in bicicletta che passeggia nel corso negli anni 50, magari non 40, 50. Racconta Villa Batia anche con la sua banchina, con la sua piazza. Unico esempio in Sicilia, credo anche in Italia, dove una piazza si chiama banchina, così come un porto, il porto di mare, laddove tutti si vedono. E Villa Batia aveva questa grande prerogativa. Era il luogo dove negli anni 50 le donne passavano, veramente ci passavano solo per andare alla messa, come dice una vecchia canzone, però passavano. Gaspare Prestigio come un personaggio storico villabatese, il primo fotografo villabatese itinerante, tra l'altro. Tutti i villabatesi, quelli soprattutto dai 50 in su, ricordano Gaspare Prestigiacomo girare nelle vie del nostro paese. E se abbiamo dei ricordi di com'era Villa Abate, lo dobbiamo a Gaspare Prestigiacomo. Questa sera abbiamo visto veramente com'era bella la nostra Villa Abate e abbiamo ricordato insieme a tutti i presenti anche momenti della Villa Abate di un tempo. Quindi era doveroso dedicarlo a lui e ringrazio veramente la famiglia Prestigiacomo che ha dato accesso al loro archivio personale con fotografie di una bellezza incredibile. Erano talmente belle le fotografie che alcuni mesi abbiamo cercato di montarle e mettere su una composizione. Ma è chiaro che tutte le fotografie non potevano essere messe, punteremo a un altro obiettivo, sempre con la collaborazione magari della famiglia Prestigiacomo, di fare un archivio storico, digitale o un libro. Vedremo cosa fare, perché anche oggi abbiamo visto come le persone, i villabatesi, quelli doc, i batioti, partecipavano e ricordavano Gaspare Prestigiacomo e la nostra amata Villa Abate di un tempo. Alla scuola Pietro Palumbo di Villa Abate una mostra e un concorso di presepi. Abbiamo utilizzato una scatola e l'abbiamo rivestita con della carta regalo. Dopodiché abbiamo comprato dei personaggi del presepio, ovviamente, e li abbiamo messi nella scatola aperta. Praticamente quando apriamo la scatola e si apre il presepe e si mostra il presepe. Abbiamo rivestito il terreno con del muschio, ovviamente sintetico. E dopodiché abbiamo attaccato i personaggi, Gesù Bambino e Maria, con le pecorelle e i pastori. Abbiamo realizzato un presepe con ovviamente degli alimenti e abbiamo usato un panettone, l'abbiamo scavato all'interno e con dei omini di zucchero li abbiamo messi all'interno e poi abbiamo decorato con dei biscotti e dei Smarties e poi dello zucchero a velo. Questo è il nostro presepe per rappresentare la natività di Gesù. Noi abbiamo realizzato questo presepe con della carta decoupage e dei pezzi di legno. Abbiamo incollato appunto questa carta, messo dei brillantini sopra e fatto degli schizzi molto, molto creativi. E abbiamo creato questo presepe per far capire che comunque possiamo essere anche originali, facendo anche le cose un po' più antiche, va. Creando questi presepi che abbiamo intitolato Bianco Natale, abbiamo voluto ricreare la semplicità e la purezza del Natale. E infatti, come diceva l'autore del Piccolo Principe, la semplicità va sentita con il cuore. Quando dovevamo creare questi presepi abbiamo soltanto utilizzato oggetti da riciclo per dare nuova vita a degli oggetti. Creando questi presepi tra di noi si è creata un'unione più stretta anche con i docenti. E grazie a questi presepi abbiamo ricordato che il Natale non è soltanto una festa commerciale, ma una festa da trascorrere in famiglia piena d'amore.
E infatti il Natale significa la semplicità. E a posto di mettere a noi come protagonisti, dobbiamo mettere di più il Gesù Bambino. Abbiamo prodotto un presepe che abbiamo sottointitolato Presepe Libro, perché comunque abbiamo usato il libro perché è uno strumento a cui noi ci appropriamo tutti i giorni. Allora, il nostro libro quando si apre forma un prisma a base esagonale, infatti si formano sei facce. Ad ogni faccia abbiamo attribuito un'immagine e ad ogni immagine ha una frase che secondo noi la rappresentava. Allora, tre di loro si allacciano al Vangelo, mentre altre tre rappresentano la solidarietà dei popoli. Guardando questi presepi, devo dire che la tradizione viene rispettata. Io mi ritrovo bambino quando andavo assieme con i miei, con mia madre, contribuivo a allestire quel presepe fatto col muschio fresco, con il sughero, con le arance, con le piante di arance amare, perché allora non ce n'erano le palle queste che abbiamo ora di schiuma, c'erano, si mettevano le arance rosse per colorire il presepe. Questa manifestazione ci ha dato veramente tante soddisfazioni, soprattutto per la partecipazione attiva dei ragazzi e anche delle altre scuole, perché abbiamo collaborato con le scuole primarie del territorio e con la scuola superiore del liceo Danilo Dolci. La collaborazione ha dato dei frutti meravigliosi, come potete vedere, e la creatività dei ragazzi è venuta fuori in maniera del tutto spontanea. E al Liceo Scientifico d'Alessandro di Bagheria, terzo concerto di Natale organizzato da docenti e studenti. L'iniziativa ha uno scopo benefico. Questo è il terzo anno che noi organizziamo un concerto natalizio con l'ensemble di questa scuola, un concerto con uno scopo benefico. Infatti ogni anno abbiamo rivolto questo concerto a delle associazioni. L'anno scorso abbiamo raccolto dei fondi per il nostro istituto per aiutare gli alunni più disagiati, due anni fa abbiamo raccolto fondi per l'associazione per i malati di fibromialgia, quest'anno invece stiamo raccogliendo beni di prima necessità per neonati da devolvere alla parrocchia San Giovanni Bosco di Bagheria, di Contrada Monaco, proprio perché noi abbiamo un protocollo di collaborazione con la parrocchia, in quanto i nostri alunni svolgono anche attività di volontariato presso l'oratorio della parrocchia. La musica nelle scuole superiori si insegna solo al liceo musicale, però noi da alcuni anni abbiamo voluto avviare questa sperimentazione, cioè creare un gruppo all'interno della nostra scuola che ha una particolarità, che è quello che è guidato da un nostro ex alunno, da Vincenzo Baldone, e quindi viene utilizzata quella che viene definita la metodologia del peer to peer, cioè i ragazzi stessi studiano tra di loro, e devo dire che questa è stata una strategia vincente, in quanto abbiamo anche ottenuto vari riconoscimenti, tra cui l'ultimo nel mese di ottobre, in quanto siamo stati premiati al concorso Padre Pino Puglisi e ci siamo esibiti sul palco del Teatro Massimo di Palermo. Bellissimo vedere i ragazzi della nostra scuola, che non sono i ragazzi soltanto della nostra scuola, ma sono proprio i ragazzi del territorio. E provare per offrirci un momento che possa aiutarci ad aprirci a quello che è l'atmosfera del Natale, a farci sentire l'atmosfera del Natale. Sappiamo che la musica ha questo grande dono di farci percepire delle belle emozioni. Dicevo, sono ragazzi del territorio, quindi sì della nostra scuola, ma del territorio. Il liceo scientifico non è un liceo indirizzo musicale, ma valorizza
i ragazzi del territorio, sul territorio sono presenti due scuole medie a indirizzo musicale. La bellezza di questa iniziativa, che io vivo per quest'anno per la prima volta, mi è stata portata avanti da chi mi ha preceduto, dal presidente Rammacca, dalla professoressa D'Amico, che crede moltissimo e che accompagna con tutte le sue forze questa iniziativa. Anche il professore Barbaro, va riconosciuto questo grande merito di seguire i ragazzi. Il pregio è proprio quello di valorizzare queste competenze che i ragazzi maturano alle scuole medie e qui possono mettere a frutto. Questo è il nostro quarto concerto di Natale. Dal 2015 proponiamo ogni anno un concerto natalizio che non prevede soltanto l'esecuzione di brani natalizi, ma anche di brani classici. Oggi abbiamo l'onore di ospitare nel nostro liceo anche componenti del alunni del Conservatorio di Palermo, Vincenzo Bellini, alunni del Liceo Musicale di Palermo e alunni appartenenti ad altre realtà bandistiche come per esempio la banda di Mascagni di Aspra. L'obiettivo nostro è quello di continuare a valorizzare questa attività. È tutto, grazie per l'attenzione, come sempre vi do appuntamento alla seconda edizione.